dell'animale, quindi questa grossa differenza. Invece un corno danneggiato rimane danneggiato, perché avete visto, è una crescita costante. Anno per anno. Passiamo ora a quella che è, va bene, l'osservazione e l'osservabilità. Fa sapere, affrontando, sono effettivamente presenti, va bene? Solamente ci sono alcuni segni che ce li identificano, va bene? Naturalmente vi dice che la spiccata elusività che caratterizza gli ungulati selvatici rende relativamente difficile all'uomo la loro osservazione diretta in natura. Cioè, sono animali molto schivi che difficilmente, va bene, si fanno, o come un gatto, va bene? Quindi ovviamente scappano appena vi sentono, anche se siete a diverse centinaia di metri, va bene? E quindi non si fanno vedere la mattina molto presto, tranne il capriolo che è un po' più attivo, gli altri, insomma, durante proprio le ore centrali della giornata non li vedete, quindi non è facile vederli. Naturalmente però, dato sempre il maggior numero di questi animali presenti, cioè alcuni di questi si vedono, soprattutto caprioli e cinghiali, va bene, daino e cervo già è molto più difficile perché sono ancora più schivi. Quindi noi per capire se in un determinato ambiente ci sono o no, possiamo fare quella che è l'osservazione indiretta, cioè quelli che sono i cosiddetti segni, no, di presenza. E qui vedete alcune immagini, tipo qui sulla sinistra vedete il fregone di cervo su di un giovane abete. Quindi vedete come praticamente trasportate tutti gli aghi dell'abete proprio dallo strusciare del cervo. Qui sempre uno scortecciamento alimentare da cervo, che quindi è andato a portare via la corteccia. Poi vedete in alto il covo di daino, va bene, e abbondante presenza di pelo, va bene, e usura avete di cortico erboso, vedete il pelo lì centrale, e probabilmente il cortico erboso è stato raspato, e qui le tipiche fatte di cinghiale, quindi le deiezioni. Naturalmente i fregoni, gli scortecciamenti sono comuni ai cervo, ai daino e capriolo. Quindi dite, ma allora come fa a sapere se è un cervo, un daino e un capriolo? Si riconosce bene dall'altezza. Naturalmente il capriolo ha un'altezza che è un terzo rispetto a quella di un cervo, quindi vedete dove arriva lo scortecciamento e capite quale animale è presente, va bene, di quelli che sono presenti in quella zona. Poi abbiamo tutta una serie, vedete, altre osservazioni in diretta, sempre famosi segni di presenza. Quindi qui vedete vari tipi di escrementi, va bene. Vedete poi le tracce, va bene? Quindi quella che è l'impronta a terra del piede dell'animale, ci siamo. Poi vedete qui quello che è il tipico, va bene, insoglio, quindi vedete questa presente buca con l'acqua in cui il cinghiale va a rotolarsi per infangarsi e eliminare gran parte dei suoi parassiti e può anche infangarsi durante le giornate calde estive. E poi naturalmente se trovate il parco, perché vedete il parco, no? Hanno cicli annuali, quindi a un certo punto cadono naturalmente, vi vedete in basso a destra un parco di cervo, va bene, che quindi è caduto e quindi se trovate questo vuol dire che sicuramente il cervo c'è in quella zona, bene, e così via. Naturalmente quando fate le foto, vedete che se dovete studiare questi animali e farne delle foto, mettete sempre accanto qualcosa che ci possa far, diciamo, paragonare, proporzionare quello che avete fotografato a quella che è la realtà. In questo caso ci hanno messo un righello, oppure ci mettete una monetina, in qualsiasi cosa di cui noi sappiamo le dimensioni per affrontare, perché se no una foto fatta non sappiamo le dimensioni di quello che abbiamo fotografato. Poi abbiamo l'osservabilità, va bene, naturalmente vedete è massima, vi dice, in due periodi annuali ben determinabili. Il primo periodo, generalizzabile a tutti, ma principalmente ai cervidi, viene classificato in gergo con il nome di primo verde ed è corrispondente all'inizio della primavera. Naturalmente primo verde perché abbiamo, no, dopo la stasi vegetativa invernale dei cortici erbosi, con la ripresa delle temperature, questi prati ritornano tutti belli verdi, ecco perché primo verde. E naturalmente noi se andiamo a osservare queste zone di ecotono, cioè le zone marginali tra un bosco e una di queste aree verdi, è molto facile vedere uscire questi animali che naturalmente vanno a mangiare
essenze erbacee, va bene? E quindi sono facilmente osservabili. Invece le ore migliori per effettuare queste osservazioni in questo periodo sono quelle immediatamente, come dicevo, successivo all'alba oppure prossima al tramonto, va bene? Naturalmente occorre effettuare la scelta in funzione delle condizioni atmosferiche di disturbo antropico. Per esempio, dopo un breve temporale diurno sono a preferire le ore serali, mentre nei giorni festivi, in cui si manifesta un'elevata presenza di turismo e gitanti nelle località che ci interessano, occorre muoversi alla prima luce dell'alba. Cioè, se voi siete in un bosco, a margine di un bosco, e tutti i giorni ci sta la gente in giro, naturalmente dovete essere molto più tardi, quindi andate la mattina presto prima che arrivi tutta la gente. Invece, dopo il temporale, generalmente loro escono. Vente, va bene. Il secondo periodo in cui è più facile osservarli, va bene, coincide con le fasi riproduttive delle varie specie, in quanto i maschi, va bene, durante queste fasi mettono caratteristici richiami e diventano quindi più rumorosi. Poi naturalmente fanno dei marcamenti più intensi, le famose raspate, i combattimenti, e sono quindi più imprudenti e facilmente localizzabili, cioè stanno meno attenti a quella che può essere l'osservazione, quindi anche quello può essere un predatore. Uno dei più famosi, insomma, segni di presenza è il bramito del cervo, beh, che si sente da chilometri di distanza, quindi se sentite un cervo bramire è sicuramente siete in presenza del cervo, cioè avete il cervo maschio, va bene, che bramisce. O così come quando il capriolo si dice che abbaia, perché assomiglia proprio al verso che fa il cane, insomma, anche quello lo riconoscete abbastanza bene, questo sia nei maschi che nelle femmine. Poi sempre vedete qui, vedete infatti questa fotografia, vedete siamo proprio nella penombra, bene, vedete, non è che c'è una luce piena, non è che c'è a mezzogiorno, ci siamo. E quindi vedete, sono molto elusivi, vi ripete, soprattutto nel periodo estivo, ci siamo, quindi preferite o le ore prime mattutine, crepuscolari, addirittura notturne, ci siamo. E quindi la, diciamo, nostra osservazione è sempre piuttosto complicata. Quali sono i principali organi di senso di questi animali? Naturalmente sono simili a quelli che abbiamo noi, a quelli degli altri animali che avete studiato la produzione animale, non è che sono animali strani, vabbè, quindi hanno l'olfatto, che vi dice sicuramente il senso più sviluppato degli ungulati selvatici, vabbè, in quanto vi dice, vedete, a differenza dell'uomo che possiede cavità nasali, mucose d'aria encefaliche olfattive poco sviluppate, invece loro sono dotati di regioni olfattive molto complesse ed estese. Oltre, vi dice una predisposizione anatomica tendente a rendere l'olfatto il senso più sviluppato. E naturalmente questi selvatici sono stati portati, quindi selezionati, ad avere questo grande olfatto, soprattutto per avere relazioni sia intra che interspecifiche. Infatti, vi dice, avverse condizioni ambientali, quindi forte vento, neve o altre, possono limitare notevolmente la percezione uditiva, mentre l'oscurità, la nebbia, un'elevata copertura vegetazionale limitano quella visiva, va bene? Quindi diciamo l'olfatto è quello che gli rimane sempre, diciamo, e che utilizzano sempre. Addirittura dice, al cervo viene attribuita ad esempio la capacità di percepire odori anche deboli a 400 metri di distanza, e quindi l'olfatto è l'unico senso in grado di fargli percepire a questi animali eventuali pericoli e l'individuazione dei limiti territoriali e dei congeneri in estro, quindi in calore, antagonisti, la prole e così via. Probabilmente hanno l'udito, che è il secondo senso in ordine di importanza degli ungulati selvatici, va bene. L'anatomia dell'orecchio, vi dice, interno è simile in tutti i mammiferi, nei quali l'udito è molto più sviluppato di quanto lo sia negli altri vertebrati. La conformazione, struttura e mobilità dell'orecchio, va bene, rendono però gli ungulati più sensibili dell'uomo. Avete visto, possono guidare le orecchie anche in maniera indipendente l'una dall'altra e orientarla a seconda dove sentano fonte sonora. Non ci sono, vi dice, grandi differenze di capacità percettive fra gli ungulati, anche se probabilmente in funzione maggiore o meno sviluppo dei padiglioni auricolari, alcune specie, ad esempio come il cervo, sono più abili di altre, tipo il daino, che ha un po' l'orecchio più piccolino. Comunque, tutti, diciamo, ascoltano e orientano, vedete, come vedete anche a queste immagini, le orecchie nella direzione da dove sentono il rumore, e quindi bastano anche piccolissimi rumori per metterli in allarme, ci siamo. Vedete, orecchie basse e protese all'indietro sono sintomo di irritazione e fastidio, mentre orecchie tese verticalmente, rosate in modo autonomo e rapido, denotano sospetti d'allarme provocate da rumori anomali che l'animale sta cercando di localizzare. Quindi molto spesso vedete che blocca la sua normale attività a
alza la testa e inizia a ruotare proprio l'orecchio per capire questo rumore anomalo da dove proviene. Poi abbiamo la vista. Naturalmente la vista è un senso molto importante per gran parte dei vertebrati. Gli ungulati selvati, tuttavia, rappresenta quello meno sviluppato, in quanto quello meno essenziale dell'olfatto e dell'udito nella relazione con gli altri esseri viventi di appartenenza, in funzione delle diverse situazioni ambientali. Naturalmente, vedete, per individuare le capacità, diciamo, loro visive, bene, naturalmente sono svantaggiati da che cosa? Che questi sono quasi tutti, si parla capriolo, daino, cervo, sono animali erbivori, il cinghiale onnivoro, ma comunque questi passano il tempo, diciamo, a mangiare prettamente l'erba, quindi molto spesso hanno la testa immersa in questo cortico erboso, quindi se hanno la testa per mangiare il cortico erboso, naturalmente veda molto poco, e naturalmente valutate più in relazione al cranio. Se vedete questa immagine, vedete, avete un campo visivo binoculare e un campo visivo generale, quindi non hanno per tutto il campo un binoculare come il nostro, ci siamo? E quindi hanno una percezione anche un pochino diversa e non precisissima, perché se vedete con occhio solo, per esempio, calcolate molto peggio le distanze, campo visivo binoculare, quindi la vista è sicuramente il senso meno sviluppato e meno importante per loro. Infatti difficilmente vi individuano tramite la vista, sicuramente prima vi individuano con l'olfatto, perché l'uomo ha un odore caratteristico che riconoscono da molto lontano, e poi con l'udito, perché magari camminate, vi muovete, cioè respirate, cioè lo riescono a percepire tantissime cose. Difficilmente vi vedono. Qui vedete la vista, vabbè, qui vedete in estrema sintesi il campo visivo generale importante per la percezione del movimento fondamentale. Come vi dicevo, che è una visione più accurata e che calcola la distanza, va bene? Allora, vi dice, la caratteristica visiva di tutte le potenziali specie preda e quindi anche degli ungulati è rappresentata un elevato valore dell'angolo tra gli assi anatomici dei due occhi. Ora lasciamo stare tutte le varie caratteristiche, tanto ci interessano poco, comunque ricordatevi l'ordine di importanza di quelli che sono gli organi. Naturalmente è importante anche l'abbigliamento, deve essere il più possibile mimetico, cioè vi dovete confondere con l'ambiente se volete osservare questi animali molto sgargianti, e quindi vedete, i colori migliori sono i verdi, grigio marroni, che si adattano alla maggior parte delle situazioni, ci siamo. Poi gli abiti non devono produrre fruscii, che come si è detto lo senta molto bene, devono essere privi di fronzoli, quali fibbie metalliche, borchie o cinture, perché capite bene tutta la roba che è metallo può creare rumore e quindi venite individuati molto facilmente. Il comportamento, va bene, dice, dal momento che olfatto e udito, in ordine di importanza, sono i sensi più sviluppati in tutti gli ungulati, con poche variazioni delle capacità percettive tra le varie specie, ne conseguono alcune importanti regole comportamentali, se volete fare osservazioni ravvicinate. Quindi ponetevi sotto vento nei confronti dell'animale, in modo tale da ridurre la percezione dell'odore, perché se il vento porta via il vostro odore in senso opposto all'animale, naturalmente l'animale non lo sentirà, altrimenti se lo sente questo scappa immediatamente, va bene? Questo è il caso di 100 metri, cioè avvicinare un cervo sotto 100 metri è veramente difficile. Poi dice, le condizioni atmosferiche migliori per effettuare una buona osservazione sono rappresentate dal cielo leggermente coperto e presente ad una leggera brezza o anche un debole vento, va bene? Naturalmente la prima, cioè il cielo coperto, evita possibili posizioni di controluce, conseguente alla necessità di porsi sotto vento, o vistosi movimenti dell'ombra proiettati dal sole, cioè loro vedono anche queste ombre che voi fate. La seconda invece aiuterà con precisione la direzione del vento, ritardando la percezione, quindi la vostra percezione, cioè la vostra presenza da parte del selvatico. Ora qui vado veloce, vabbè, sempre il comportamento. Altra regola fondamentale è quella di muoversi molto lentamente, cioè non correte, evitare rumori senza perdere mai di vista l'animale. Durante lo spostamento, ovviamente, passi devono essere più leggeri possibili, va bene?
soprattutto quando appoggiate il piede, quindi evitate di schiacciare rami, sassi, perché se rompete un ramo, normalmente fate un forte rumore e naturalmente l'animale lo avverte subito la vostra presenza e scappa. Va bene? Vedete, a seguito di un evento di questo tipo occorrerà in ogni caso aumentare l'attenzione e la prudenza in quanto una condizione di allarme, quindi se fate un minimo rumore mettete subito l'animale in allarme, naturalmente comporta un aumento dei movimenti di sorveglianza e lo piuttosto lungo, cioè fate un rumore, vi dovete fermare per un periodo piuttosto lungo perché lui, insomma, per diversi minuti sta una grande attenzione, appena sente un qualcos'altro scappa. Vabbè, qui dice l'etica, una prima considerazione sia, vi dice, di carattere etico che in termini di risultati ottenibili è relativa all'osservazione di ungulati durante la fase degli amori. Da un punto di vista etico bisogna tenere presente che il periodo riproduttivo è la fase più importante del ciclo biologico di ogni specie, che naturalmente è quello che perpetua la specie, e che qualsiasi tipo di disturbo arrecato in questa fase produce effetti stravolgenti sulle normali attività. Da un punto di vista, vi dice, del risultato ottenibile, occorre valutare in prossimità di un maschio in attività di bramito o di corteggiamento è frequentemente presente un gruppetto di femmine che, non avendo perso la testa, tra virgolette, cioè non essendo distratta da quello che è il periodo degli amori, perché sono soprattutto maschi distratti, mantiene l'attività di sorveglianza, cioè il maschio, dicevo, le arrivate molto vicino se siete bravi quando bramisce, cosa che è impossibile negli altri periodi dell'anno. Invece le femmine, perché lui no, è, diciamo, protesa, fa questo bramito per conquistare il maggior numero di femmine possibili, invece le femmine sono ancora vigili, possono andare il segnale di allarme tranquillamente. Quindi poi ricordate, quando osservate gli animali selvatici, si è ospiti, vi dice, a casa loro. Occorre quindi evitare di infastidire quelli che sono i cosiddetti padroni di casa. Naturalmente, ma questo è il buon senso e andrebbe sempre fatto, non lasciare mai rifiuti in giro, va bene, e quindi mantenere sempre un comportamento rispettoso dell'ambiente, ma questo mi sembra ovvio. Come si fanno i censimenti? Vuol dire andare a vedere quant'è effettivamente la presenza di questi animali, va bene? Qui vi dice, in base alle conoscenze biologiche ed ecologiche di una popolazione e come presupposto fondamentale per la gestione, è necessario assumere informazioni circa la distribuzione, la consistenza e la struttura di una determinata specie nell'area di riferimento, perché noi si parla, no, di gestione faunistica. Quindi questa fauna, si è detto, non avendo più antagonisti naturali, tranne il lupo, ora è stato reinserito, ma comunque va gestito, affinché non arrechi danni all'ambiente, perché anche un sovrannumero di questi animali poi arrecano grossi danni all'ambiente, se visto per l'agricoltura, ma anche per la selvicoltura. Quindi i censimenti si fanno per capire quanti animali ci sono e per vedere se quell'areale è in grado di ospitare quel numero di animali. Bene? E quindi, nel caso degli ungulati selvatici, la distribuzione di una specie, il cosiddetto areale, può essere attraverso l'occasionale osservazione diretta di individui o mediante il rilevamento dei segni di presenza caratteristici. Bene. Invece, per la, cioè, sapere, dice, c'è il cervo, certo, trovi il parco, c'è il cervo, ma quanti cervi ci sono? Quindi, per valutare la consistenza e struttura della popolazione, cioè ci sono tutti i cervi vecchi, ci sono solo quelli giovani, ci sono solo femmine, ci sono solo maschi, cioè cosa c'è? Quindi, struttura di popolazione, occorre effettuare censimenti più mirati e specifici. Naturalmente la scelta della tecnica opportuna per il monitoraggio della popolazione di ungulati selvatici deve essere effettuata prendendo in considerazione diversi fattori. Innanzitutto la specie da censire, la morfologia e caratteristiche ambientali del territorio di riferimento, disponibilità di personale esperto per la realizzazione del censimento e così via. Quindi tutta una serie di parametri da considerare. Qual è, diciamo, la scelta del metodo, quindi la finalità? Normalmente, la scelta, vi dice, della metodologia più opportuna per effettuare il censimento di una determinata specie deve inoltre tener conto delle finalità applicative, quindi utilizzo dei dati raccolti, individuando il settore di impiego, quindi ricerca, poi se fatto per ricerca, quindi per effettuare comparazioni tra le diverse tipologie di censimento, studiare strutture e dinamiche della popolazione, definire la vocazionalità dell'ambiente, cioè questo ambiente li può ospitare questi animali o non li può ospitare. Cioè, se avete solo vigneti, ma è bene ci siano un sacco di caprioli? Sicuramente no. Se è tutto bosco, probabilmente sì. Ma
Poi gestione conservativa per effettuare controlli sullo status e sull'evoluzione delle popolazioni reintrodotte, popolazioni di un'area protetta di particolare interesse, quindi, per esempio il lupo che è stato reintrodotto, anche per quello si fanno censimenti, per vedere se si riesce a conservare la specie che noi abbiamo introdotto o reintrodotto, va bene? Bisogna vedere se c'è sempre e come è strutturata la popolazione. Oppure si può fare il censimento per la gestione venatoria, che è la gestione naturalmente va a vedere lo status di strutture di evoluzione dei popolamenti sottoposti a prelievo per pianificare il prelievo stesso. Cioè, tutti gli anni, va bene, la regione toscana può attraverso le ATC, va bene, che sono gli ambiti di caccia territoriali, va bene, e quindi sono suddivisi, per esempio la provincia di Firenze ce n'ha due, naturalmente fanno quello che è il piano d'abbattimento. Per fare questo tipo di caccia deve fare un esame supplementare. Quindi deve saper riconoscere naturalmente la specie, ma anche le classi, perché sono animali diversi. E quindi ogni cacciatore poi sono assegnato un certo numero di capi che deve abbattere, con un cumulo totale su quello che è il totale dell'ATC. Cioè più di quelli non li potete abbattere per mantenere la popolazione in un equilibrio con l'ambiente. Ci siamo? Naturalmente, vedete, i requisiti principali da valutare nella scelta della più opportuna metodologia di censimento sono la semplicità di organizzazione, cioè più semplice è, meglio è, e più ha possibilità di successo, va bene? Quindi vedete perché dovete collaborare con quelle che sono le associazioni ambientalistiche e venatorie, logistico che organizzativo, va bene? E anche la preparazione degli operatori, diciamo, quindi più è semplice, meglio è. Efficacia vi dice standardizzazione, quindi valutazione delle caratteristiche ambientali dell'area di studio, di quelle ecotologiche, va bene, delle specie da censire, e poi naturalmente tutti quelli che sono i metodi maggiormente utilizzati in ambienti analoghi o simili e che possono essere replicati nel tempo, perché se li potete replicare nel tempo, li potete anche confrontare. Poi ultimo, ma non meno importante, semplicità ed economicità di esecuzione, va bene, perché magari ci sono alcuni metodi di censimento che sono molto precisi, ma sono molto costosi, sono insostenibili, va bene? Quindi valutare quant'è l'estensione dell'area di studio, quanto da studiare, 1 ettaro, 10 ettari, 100 ettari, 1000 ettari, dei fondi e tempi a disposizione, della possibilità di utilizzare il minor numero di operatori possibile. Cioè, se ti si servono 200 persone, insomma, trovare 200 persone non è facile. Se con 20 riesci a fare, è molto più semplice farlo con 20. Qui abbiamo il censimento in battuta, che diciamo, ve lo riassumo io, va bene? Quindi è quello che si utilizza principalmente dove c'è una forte copertura vegetativa, dove dice pertanto altri metodi più economici e efficaci aiutano in difficile applicazione. Naturalmente cosa fate? Con delle persone circondate l'area, bene, dopodiché quindi avete su 3 lati quelli che sono le cosiddette poste, cioè quelle che vigilano. Invece su un altro lato fate avanzare un gruppo di persone che quindi fanno del rumore. E cosa fanno? Sospingono gli animali verso quelle che sono le poste. Quindi sospingendo gli animali ovviamente sono un po' resi a questo rumore, perché se visto basta un minimo rumore e questi scappano, ovviamente vanno verso le poste, questi quando poi danno passare agli animali segnano cosa è passato, anche perché li passano molto vicini alle poste, quindi riescono a individuarlo abbastanza bene, e dicono è passato un capriolo maschio, un capriolo femmina, e così hanno naturalmente una scheda, lo segnano perché non vi potete ricordare totalmente, dovete segnare l'ora se vi è passata a sinistra o a destra, per evitare le doppie segnalazioni, perché se a voi passa a sinistra, alla posta che è alla vostra sinistra passa a destra, ma è lo stesso animale, se è passata alla stessa ora, non è che ne contate due. Naturalmente, vi dice l'estensione dell'area campione deve essere individuata in funzione di quella complessiva dell'area di studio, di norma non deve essere inferiore al 10%, e comunque sconsigliare una superficie molto vasta, superiore a 200 ettari, per ovvi motivi logistici, cioè se serve 1000 persone, va bene? E quindi non è più praticabile. Poi censimenti notturni con sorgente di luce, va bene? Ovviamente questo è il famoso censimento con il faro, è molto utilizzato per il censimento di mammiferi notturni, tipo la lepre, la volpe, ma anche gli ungulati si vedono bene. Naturalmente con questo fascio di luce, vedete, vedete dalle immagini, andate a illuminare l'animale che in un primo momento addirittura no, rimangono tipo accecati da questione, rimangono fermi, riuscite bene
a capire di cosa si tratta, ci siamo, e quindi li identificate molto bene. E naturalmente il metodo è ovviamente applicabile su territori sufficientemente aperti, cioè in un bosco non lo fate, va bene. È buona norma, inoltre dice individuare a priori di massima attività della specie da censire. Poi lo riconoscete anche l'animale in funzione della colorazione specifica che assume la pupilla illuminata, quindi già quello è un primo carattere, ma comunque non scappa immediatamente la sorgente luminosa, va bene. Poi avete i censimenti su percorsi lineari con mappaggio, va bene. È un metodo molto utilizzato per i censimenti dell'ave fauna, più che dei cervidi, va bene, quindi ave fauna, si parla tutti degli uccelli, ci siamo. In quel caso il rilevamento è prevalentemente di tipo acustico, mentre per i mammiferi ha diversi limiti applicativi e viene pertanto usato prevalentemente soltanto in abbinamento con altri metodi, cioè fate questo, diciamo, questo percorso e gli uccelli sentite cantare e quindi dal canto individuate quali ci sono, va bene? Naturalmente anche qui. Poi abbiamo il mappaggio, in pratica un censimento sul percorso lineare effettuato su di un reticolo di percorsi equidistanti fra loro, che copre quindi tutta l'area interessata e viene ripetuto più volte, e così alla fine, naturalmente. Il metodo viene applicato prevalentemente in condizioni di densità molto basse, quando gli altri metodi risultano poco affidabili e tendono a sottostimare notevolmente la presenza dei vari animali. Poi si può fare il censimento delle impronte. Si applica naturalmente dove le impronte sono facilmente riconoscibili, tipo il muflone e il cinghiale. Bene. Naturalmente per gli ungulati viene utilizzato, dice, quasi esclusivamente per la determinazione della presenza e o per definire gli indici di abbondanza o densità relativa. Nel caso del cinghiale, dice, la presenza probabilmente è l'unico sistema in grado di stabilire perlomeno la densità minima, in quanto quasi nessuno degli altri metodi è applicabile con successo ed in modo sufficientemente economico, va bene? O tanto lo vedremo meglio. Poi abbiamo il censimento con richiami, è applicato ovviamente in ornitologia, va bene? E per il censimento dei predatori il lupo, quindi fate ad esempio l'ululato e quello vi risponde, mentre trova scarsa applicazione sugli ungulati, va bene, perché non è che vi rispondano molto spesso, e si basa sulla possibilità di stimolare risposte a determinate classi sociali per mezzo dell'emissione, vi dice, di richiami, va bene, registrati o imitati, però appunto per gli ungulati pochissimo utilizzato. Poi va bene, cattura, marcamento e ricattura, questo va bene, vengono catturati gli animali con apposite trappole nell'area che si vuole indagare, poi vengono marcati, va bene, vengono rimessi in natura e poi si vede se vengono ricatturati o no. Ma questo lasciamolo stare, che non è un censimento molto praticato, perché è fatto solo, diciamo, a livello, diciamo, sperimentale di ricerca. Poi quello del bramito, vi dicevo, si basa appunto sul bramito, che è il verso tipico del maschio, va bene, dominante nel corso del periodo riproduttivo, viene utilizzato soprattutto per il cervo o per altri ungulati che formano harem e o territori, difendendolo comunque segnalandolo da altri maschi mediante queste caratteristiche emissioni acustiche. Ci siamo? Quindi il dato di partenza è rappresentato dal numero di maschi riproduttori presenti nell'area di studio. Naturalmente per la loro determinazione si predispongono dei punti di ascolto, dice, situati normalmente in posizioni elevate, quindi su un poggetto, in modo e in numero tale da consentire la massima copertura acustica e la sovrapposizione delle aree censite. Ci siamo. Poi dovete avere con voi la bussola per dire da quale parte viene il bramito, così dopo da sovrapporre i dati e non fare anche qui le doppie segnalazioni. Qui va bene farla sempre il censimento e bramito, questo se voi te lo leggete, insomma, diciamo le cose principali. Poi abbiamo questi censimenti da punti fissi di osservazione, è il metodo maggiormente applicato in tutta Europa per il conteggio di ungulati ai fini di gestione venatoria, è stato ed è tuttora applicato in regione per il conteggio dei caprioli e rani e per la determinazione della struttura e popolazione del cervo, quindi in alcuni casi per un conteggio di minima della popolazione di cinghiale. In virtù dell'elevato utilizzo e dell'applicabilità di questo metodo praticamente alla totalità delle popolazioni di ungulati selvatici, riteniamo opportuno, dice, descriverlo in maniera sufficientemente approfondita. Cioè, praticamente vi mettete un punto, vedete come c'è l'immagine, naturalmente con strumenti ottici rilevati che vedete amplissimi spazi, cioè avete centinaia di ettari, naturalmente da molto lontano osservate, poi con gli ingrandimenti vedete cosa c'è, cioè, quindi senza disturbare, con un minimo disturbo. Ci siamo?
Quindi vedete, anche questi vengono effettuati sul primo verde, che si è già detto, e quindi con strumentazioni ottiche e schede di rilevamento su cui segnate cosa avete visto. Va bene. E naturalmente occorre, vi dice, pertanto scegliere con accuratezza il periodo migliore per eseguire i censimenti, che può variare in modo consistente in aree diverse, quindi a seconda delle condizioni climatiche e delle altitudini, o anche in anni diversi la stessa area, tipo se sono inverni più prolungati, ma per anticipate, quindi questo primo verde arriva prima o dopo, e quindi cambiate. Bene. Vabbè, qui vi fa vedere, questa è un'altana d'osservazione, ci siamo. Naturalmente i conteggi possono essere eseguiti sia al mattino che la sera, per un periodo minimo di almeno 2 ore, quando gli animali escono ad alimentarsi. In contemporanea tutti gli osservatori portano su schede uniformi i capi avvistati per classi di età e sesso, indicando anche l'ora di avvistamento e la data di allontanamento di arrivo, come vi dicevo, per eliminare sempre gli altri conteggi. Vedete, perché così con un'altana, così rialzata, l'animale è molto meno sospettoso, perché non si aspetta che a quell'altezza, già a 3-4 metri, ci sia qualcuno. E quindi si avvicina anche molto, cioè arrivano quasi fin sotto l'altana, perché non si accorgono della vostra presenza. Va bene. Va bene, gli elementi più importanti, i due elementi più importanti sono l'osservazione ripetuta delle unità gestionali in diversi periodi dell'anno da parte di osservatori esperti o dei cacciatori abilitati, cioè molto spesso lo fanno cacciatori di selezione abilitati, questo tipo di censimento, che fornisce quindi importanti elementi di valutazione circa la situazione delle popolazioni, soprattutto per quanto riguarda gli individui territoriali. E poi due, la valutazione dei capi abbattuti, in quanto gli effetti, dice, delle variazioni di densità sono valutabili anche attraverso l'evoluzione delle caratteristiche dei capi abbattuti, che essendo una frazione dei capi presenti, rappresenta in certa misura le condizioni fisiche e di fitness della popolazione. Naturalmente, ad ogni capo abbattuto, una volta abbattuto, dovete riempire una scheda in cui rilevate il peso medio dei capi abbattuti per classi di sesso, di età, e quindi poi si confrontano anno per anno, va bene? Se per esempio vi dice i pesi sono costanti o tendono a aumentare, si può ragionalmente ritenere che la popolazione non abbia ancora saturato la capacità ambientale, nel senso c'è ancora da mangiare per tutti, e quindi il piano di abbattimento deve essere mantenuto su livelli prudenziali dal punto di vista quantitativo. Se al contrario i pesi tendono a diminuire, può rendersi necessario incrementare gli abbattimenti, che vuol dire che ci sono troppi animali e non ci sono più risorse alimentari per tutti, quindi abbatterne un numero maggiore per regolare la popolazione. Vabbè, gli strumenti ottici, quello più utilizzato, va bene, è il binocolo, che tutti conoscete, va bene, c'è la messa a fuoco, gli oculari, gli obiettivi, va bene. Avete quelli che generalmente sono due numeri, va bene, quindi un binocolo che vi dice, che viene segnalato la numerazione 8x56, indica uno strumento che ha 8 ingrandimenti, quindi ingrandisce 8 volte quella che è l'immagine reale, e ha un obiettivo di 56 mm. Tanto più grande grande è l'obiettivo, va bene, tanto maggiore la luce captata, tanto più a lungo vedete anche in situazioni crepuscolari. E questo è molto importante, perché se avete questi si vede la mattina presto, la sera tardi, se avete un binocolo che appena comincia a fare un po' buio, non vedete più nulla, non vi serve assolutamente a niente. Quindi tanto è più grande questo obiettivo, tanta più luce captate, tanto più a lungo vedete la sera, va bene. Vabbè, poi la scelta, qui scegliete quello che vi serve più, queste sono tutte caratteristiche tecniche. Vedete, in fondo avete le principali varianti. Poi avete il cannocchiale per i rilevamenti effettuati a distanze relativamente elevate, oppure quando dovete determinare proprio in maniera precisa ciò che osservate, è fondamentale l'uso del cannocchiale. E questo è un tipo di osservazione che può essere molto piacevole, appagante e proficua in quanto si osserva gli animali senza recare alcun disturbo, perché si è anche a 1 km di distanza, va bene? Sul mercato purtroppo i prodotti validi sono veramente poco e piuttosto costosi. Uno strumento, vedete qui nell'immagine, costa sui 2.000 euro, per darvi un'idea. Va bene? Quindi sono strumenti, questi sono Swarovski, molto costosi, va bene? Ora, non per fare pubblicità, ma insomma, Swarovski, Leica, Zeiss, va bene, così via, sono quelli costosi, e tutto all'incirca vanno da 2.000-3.000 euro, ma anche di più. Quindi, insomma, è una spesa piuttosto elevata, va bene? Normalmente, vedete, il numero di ingrandimenti non dovrebbe essere inferiore a 30, là si parlava di 8, qui vedete ingrandimenti variabili da 20 a 60, quindi ingrandiscono 60 volte quello che è, vedete l'obiettivo addirittura arriva a 80 mm,
quindi vedete anche quando è praticamente quasi buio, poi c'è l'anello di messa a fuoco, i treppiedi, insomma, sono anche abbastanza ingombranti da portarsi in giro, però insomma, avete una visione veramente elevata con gli strumenti HD di ultima generazione, va bene, e quindi qui vedete, insomma, vedete molto bene. Ovviamente lasciamo stare tutti i vari consigli che ci vengano dati, poi li vedremo la prossima volta quando riprenderemo, che qui se no. Allora, abbiamo finito questa parte comune, va bene. La prossima volta.